Due punti persi che dicono poco sul campionato del Napoli. Il pari contro il Genoa non fa poi tanto male alla classifica degli azzurri, complice anche il pari dell'Inter contro l'Atalanta, ma se unito alla sconfitta contro l'Empoli nel turno infrasettimanale, delinea un quadro negativo nell'avvicinamento alla sfida di Europa League contro l'Arsenal, la più importante della stagione indubbiamente. E anche i tifosi sanno bene che il Napoli, visto nelle ultime uscite, non basterà nella trasferta di Londra, servirà tutt'altro atteggiamento. Li abbiamo sentiti. Napoli 10 contro 11, giocando da Napoli poteva anche vincere, anche se dobbiamo dire che il portiere ha fatto dei miracoli pazzeschi, però comunque alla fine secondo me il Napoli è concentrato sulla Europa League, che è il campionato, ormai il campionato è finito. Le motivazioni sono diverse, perché il Genoa teme il rientro di qualche squadra per non retrocedere. Il Napoli secondo me è svuotato nel campionato di interesse, di motivazioni, quindi questa è per me la motivazione. Credo che forse l'impegno di Europa League della settimana prossima con l'Arsenal credo che abbia pesato molto, nel senso che il Napoli ormai è sicuro del suo secondo posto e cerca di gestire al meglio le proprie risorse. Un risultato non buono per noi, perché o se no si avvicina l'altra squadra di sotto, è un peccato, comunque sempre forza Napoli.